Aiutare la gente del proprio quartiere, dove si è nati e cresciuti, dove non tutti hanno la fortuna di trovare un lavoro e dove la strada e le sue leggi criminali sono l'unica alternativa al nulla. È l'obiettivo dei fratelli Fusco, i gemelli Mirko e Danilo, della sorella Federica, di mamma Luisella e papà Claudio, famiglia di pizzaioli che a Secondigliano sono quasi un'istituzione. Nel loro DNA non solo farina, ma anche tanto altruismo verso chi ha meno o addirittura niente. Grazie alle loro attività, una nata proprio da qualche giorno nel cuore della settima municipalità di Napoli, decine di bambini, studenti, giovani e anche persone avanti con l'età del quartiere Secondigliano potranno trovare una chance, imparare un lavoro che da queste parti spesso è un lusso e abbandonare la miseria e le scelte sbagliate. Noi cerchiamo di dare una svolta a tutto questo, cerchiamo di proporre anche dei posti di lavoro per tutte le persone, per ogni fascia di età. Ho iniziato anche io come portapizza, poi dopo come cameriere, poi dopo come fornaio e poi dopo come pizzaiolo. Ho imparato quest'arte e voglio trasmettere quest'arte anche a chi è anche più disagiato, oppure persone che non riescono a trovare lavoro pur avendo un'età avanzata. Ospito ben 20-25 ragazzi che comunque non avevano niente di loro, gli abbiamo tutto insegnato noi e loro hanno appreso in modo molto convinto, insomma, da parte loro. E continuano comunque con noi verso una strada per il futuro per loro, per le loro famiglie. Penso che si trovano bene e continuiamo ancora perché le scuole ce le mandano e proprio per questo noi abbiamo pensato a nostra volta di insegnargli qualcosa. Accanto all'attività Donna Luisella anche la municipalità con il presidente Moschetti che punta a ridurre la dispersione scolastica. Noi abbiamo addirittura delle scuole dove si raggiungono picchi del 50%. È chiaro che la dispersione affonda le proprie radici essenzialmente nel disagio sociale e nell'insuccesso scolastico, quindi tutto ciò che comunque può creare un diversivo per i nostri ragazzi di certo è qualcosa di buono. Tante le associazioni che si stanno avvicinando al progetto. L'associazione ha sempre fatto questo nel corso degli anni, quello di avvicinare ragazzi in un territorio che diciamo ci offre ben poco.